bentornati a questo video in cui ci occuperemo di istinti, secondo Paul MacLean. Proviamo a prendere un respiro profondo e proviamo a rimanere in apnea così a tempo indeterminato. Cosa notiamo? Un crescere progressivo di un disagio, un crescere progressivo di una fame d'aria. Ebbene, se ci chiediamo cos'è questa sensazione, per lo più spiacevole, che sentiamo, ebbene, essa è un istinto. È l'espressione psichica del bisogno di respirare, una comunicazione che il corpo fa alla mente circa il bisogno di respirare. E cosa sono gli istinti? Proprio questo. Gli istinti sono delle comunicazioni che il corpo effettua verso la mente circa le sue necessità primarie per la sopravvivenza. Quando parliamo di istinti, quindi parliamo di bisogno di respirare, parliamo di dormire, parliamo di mangiare, di bere, di mingere, di evacuare, fino a un certo punto di sesso, perché come vedremo istinti come il sesso e l'alimentazione hanno preso un'altra piega nella nostra civiltà, comunque di sesso e di tutto ciò che riguarda le necessità primarie per la nostra conservazione, per la nostra vita, per la nostra componente biologica. Gli istinti per lo più quando sono espressi, quando sono agiti, si traducono in comportamenti volti alla sopravvivenza. Quindi gli istinti sono esperienze psichiche di necessità che si possono tradurre in comportamenti manifesti volti al soddisfacimento della fame, della sete, del sonno, del sesso, tutto quello che vogliamo che riguarda le nostre necessità biologiche primarie. Parlando di esperienze psichiche, mi riferisco ovviamente alla nostra specie, nella quale molte volte gli istinti divengono coscienti e vengono gestiti dalla ragione in base alle emozioni e così via dicendo. Negli altri animali osserviamo per lo più pattern di comportamento imposti dalle contingenze ambientali che obbediscono alla propria conservazione. Vediamo questa slide che permette di visualizzare, anche se grossolanamente, la localizzazione del cervello rettile all'interno della massa cerebrale. Gli istinti sono la parte più antica del nostro cervello, rappresentano la prima stratificazione della nostra massa cerebrale. La parte filogeneticamente più antica significa che è apparsa prima di tutti ed è corrisponde alle aree più basali e più interne, per così dire, più profonde, per così dire, del cervello. Lo chiamò cervello rettile perché? Perché assomiglia al cervello dei rettili, i quali animali hanno l'istinto, non hanno stratificato le componenti, diciamo, filogeneticamente posteriori delle emozioni e della ragione che MacLean stesso analizzò nella specie umana. Il cervello rettiliano si manifesta attraverso la sensazione. Cos'è la sensazione? La sensazione è il prodotto della stimolazione dei nostri sensi. Noi abbiamo molte categorie di sensi. I sensi cosiddetti esterocettivi sono quelli che ci pongono in contatto con l'esterno. Vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Poi ci sono i sensi enterocettivi, cioè quelli che ci informano circa le condizioni degli organi interni. Sono le sensazioni che vengono dal cuore, dallo stomaco, dalla vescica e così via dicendo. Poi ci sono i sensi propriocettivi, quelli che ci informano sullo stato dell'apparato locomotorio, cioè del corpo, quindi muscolatura tesa, rilassata, articolazioni, posizione del corpo nello spazio, stiamo con le braccia piegate, con le gambe rannicchiate, ecco c'è un sistema di monitoraggio sensoriale che ci avverte di tutto questo e infine c'è il senso dell'equilibrio. Di fianco proprio a quello dell'udito, che ci informa circa la posizione della testa nello spazio, il che è fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio. Ebbene, il cervello rettiliano si manifesta dalla totalità di questi sistemi sensoriali.
certi istinti oggi non li sentiamo quasi più perché siamo abituati a soddisfarli sistematicamente. Pensiamo ad esempio alla fame. Quello che sentiamo spesso non è tanto l'istinto della fame quanto l'emozione che ci si è sovrapposta, cioè il piacere di mangiare, la convivialità, l'appetito. Ma molte volte mangiamo e non avremmo neanche un particolare bisogno alimentare. Per capire cos'è veramente la fame, come istinto, bisognerebbe stare 3 giorni senza mangiare e allora ci renderemmo conto di cosa è la fame. Proviamo a farcene un'idea da questo breve filmato. E questo è veramente l'istinto della fame, stupendamente descritto da Jean-Jacques Arnaud in questo bellissimo film dal titolo L'ultimo lupo, prodotto nel 2015. E non è solo il fatto di non sentire più i feroci morsi della fame, è che nella nostra società tardo-industriale abbiamo spesso e volentieri grossi e seri problemi nei rapporti con tutto il cervello rettiliano. Vogliamo fare alcuni esempi. Istinto di esplorazione dell'ambiente. Alberto Simone in un suo video su YouTube afferma che spesso prendiamo la macchina per andare da un punto A a un punto B. Arrivati al punto B non ci ricordiamo assolutamente nulla di quello che abbiamo esternamente vissuto nell'arco del tragitto, perché abbiamo lasciato che la mente si perdesse nei suoi pensieri. Livello di vigilanza ambientale decisamente basso. Problema estremamente comune e diffuso. Giusto quel po' di attenzione che serve per non andare a sbattere cose di questo genere. Parliamo dei rapporti con il corpo? Il corpo è un'entità da guardare allo specchio. Il più delle volte l'importante è che sia bello, e che abbia appeal e che sia in grado di suscitare ammirazione negli altri, altrimenti guai. Altra cosa importante è che sia sano e che, si perdoni il termine, non rompa le palle con malattie o cose di questo genere, altrimenti lo portiamo subito ad aggiustare dal medico. Quindi si tratta di un rapporto di sfruttamento del corpo, non di quel sentire il corpo a presa diretta, di quel sostenere il proprio corpo che tanto sarebbe richiesto ai fini del rapporto con il cervello rettiliano. La quotidianità è una serie di atti basici attraverso i quali ci prendiamo cura di noi stessi, della nostra conservazione, del nostro mantenimento in vita. Molto spesso, troppo spesso, per noi la quotidianità rappresenta semplicemente una routine, qualcosa di scontato che si vive trascinandosi bene se c'è buon umore, trascinandosi male se c'è malumore. In questo modo se ne va una parte della nostra vita importantissima senza essere ben percepita e valorizzata. Il pathos di vivere dal cervello rettiliano promana un costante senso di attivazione che ci ricorda momento per momento di essere nel mondo, di essere in questo ambiente. Ogni ambiente nasconde a volte dei pericoli, anche quando tutto è normale. Quindi il cervello rettiliano ci manda sempre quel senso di attivazione tipico dell'animale selvaggio nel suo ambiente naturale. Questo senso di attivazione spesso lo scambiamo per patologia e lo individuiamo come qualcosa da eliminare che ci toglie la pace, invece che ascoltarlo come segnale di vita. Quando facciamo così è un po' brutto da dirsi,
Però diventiamo un po' come degli animali domestici che vogliono vivere con le loro illusorie certezze, perché la certezza assoluta non esiste. La verità rimane che siamo animali selvatici anche nel nostro ambiente socio-culturale, nel senso che dobbiamo sempre avere quel grado di vigilanza, quel grado di attivazione che ci ricorda che la vita non è scontata e che la vita è un qualcosa, un pathos che si sente momento per momento. E infine, forse questa è la cosa più evidente, non è soltanto il pathos di vivere che non ricaviamo più dal cervello rettiliano, è proprio la motivazione. È un discorso pervasivo, basta guardare il mondo dei giovani. Noia, demotivazione, devo trovare la mia strada, non so che cosa fare, non riesco a capire quali sono le mie attitudini. È abbastanza evidente la mancanza di spinta da parte della motivazione, della necessità a vivere, del bisogno di essere autonomi. Una spinta che viene rimossa e ignorata per due motivi. Primo, perché non ci siamo educati. Perché viviamo in una società profondamente assistenzialista che tende ad azzerare la spinta all'autonomia, alla vita, al guadagnarsi da vivere, tipica del cervello rettiliano. Seconda cosa, perché forse ne abbiamo paura. Ci guardiamo intorno, vediamo che la realtà si fa sempre più difficile, siamo abituati a un mondo di certezze, stiamo come in un imbuto rovesciato, dove nasciamo nella parte larga. E guardiamo in avanti e vediamo l'imbuto che si va a stringere. Questo fatto probabilmente fa paura e determina un blocco della motivazione a costruire la propria vita. È un problema estremamente rappresentato, soprattutto nelle realtà giovanili. Questo taglia alla base i rapporti con il cervello rettiliano, che, come abbiamo detto, è fatto di sensazioni basiche, a prescindere se siano belle, brutte, simpatiche o antipatiche, è qualcosa che viene prima del principio del piacere. È sentire la vita nei suoi lati piacevoli, spiacevoli, dolorosi, è qualcosa di viscerale che è talmente diventato talmente distante dalla nostra vita che è difficile anche spiegarla a parole perché non abbiamo le parole giuste e non condividiamo l'esperienza in modo immediato. Naturalmente questo discorso non può essere considerato assoluto, ma riguarda sicuramente ampie fasce della nostra popolazione e possiamo interpretarlo sicuramente come un trend generale che serpeggia a livello endemico nella nostra società. Questo perché? Perché abbiamo una comunicazione sociale, tra le altre cose, rappresenta un fenomeno complesso, ma tra le altre cose abbiamo una comunicazione sociale che punta moltissimo sulle emozioni e sul pensiero. Una comunicazione sociale che ci abitua ad una ricompensa emotiva immediata e ci fornisce modelli a ricompensa emotiva immediata, per cui cerchiamo molte volte di scivolare forzatamente da un'emozione all'altra, da uno stimolo all'altro, che poi magari alla fine non ci lasciano neanche soddisfatti. E per quanto riguarda il pensiero, c'è una scorpacciata di informazioni, c'è un tipo di società che fornisce informazioni a iosa, spesso contraddittorie, ma molte volte non è altrettanto efficiente nello scaffolding, cioè nel dare degli strumenti per ordinare queste informazioni in complessi che possono essere veramente utili al nostro benessere. C'è però un piccolo problema. Il cervello rettile non si lascia invalidare e continua a mandarci i suoi segnali. Come riceviamo spesso e volentieri tanti segnali del cervello rettile? Li riceviamo filtrati attraverso le emozioni e attraverso il nostro apparato cognitivo, due cervelli superiori di cui ci occuperemo nei prossimi video. Uno dei possibili risultati è la paura. Tutti quei segnali che implicano la presenza nel mondo, che implicano quello stato di allerta
che viene dalla consapevolezza del pathos di vivere, di essere nel mondo, filtrati attraverso le emozioni e attraverso la ragione, diventano spesso paura e condotte di evitamento o condotte di reazione in genere alla paura stessa. Questo perché non siamo abituati, non siamo educati al rapporto con il cervello rettile. Per lo stesso identico motivo, molti segnali li riceviamo come rabbia. Tutta la linea di difesa, offesa, autoaffermazione del cervello rettile, filtrata dalle emozioni e dall'apparato cognitivo, può diventare rabbia aggressiva e può diventare condotte di tipo oppressivo sugli altri, di tipo gratuitamente autoaffermativo sulle altre persone. Inoltre, certe condotte, certi segnali del cervello rettile possono divenire nella nostra società, anch'essi filtrati attraverso l'apparato emotivo e cognitivo, rivolte a due obiettivi fondamentali: soldi e potere. Perché? Perché non dimentichiamoci che la motivazione fondamentale che scaturisce dal cervello rettile è quella della sopravvivenza, cioè quindi è quella della conservazione biologica. Di conseguenza, questa motivazione diviene spesso nella nostra società la ricerca di soldi, perché più soldi ho, più garanzie ho di sopravvivere, la ricerca di potere, perché più potere ho, più ho controllo sul territorio e più di conseguenza ho possibilità di sopravvivere. Non dimentichiamoci infine che la relazione tra la nostra coscienza e il cervello rettile è di tipo circolare e ricorsivo. Quindi non andiamo soltanto ad indagare come riceviamo il cervello rettile, ma indaghiamo anche cosa diciamo al cervello rettile. Noi non siamo più nell'ambiente naturale, quindi i segnali che noi mandiamo al nostro cervello rettile sono spesso alterati, spesso vengono da nostri complessi, da nostri fantasmi, da nostri miti, da frustrazioni, da tutto ciò che il mondo della realtà sociale crea in noi, da tutte le patologie che la realtà sociale crea spesso nel nostro apparato cognitivo e nel nostro apparato emotivo. E di conseguenza il cervello rettile reagisce caoticamente a tipi di segnali che non interpreta correttamente. Molte volte gli raccontiamo come pericoli certe cose che in realtà pericoli biologici non sono. Gli raccontiamo come umiliazioni, frustrazioni, cose che in realtà potremmo elaborare in un altro modo e così via dicendo. Conclusione, i rapporti che l'uomo attuale in linea di massima struttura con il cervello rettile sono piuttosto scadenti e sono alla base di un grande disagio sociale, sia statisticamente parlando, quindi come numero di persone, sia come possibile intensità di questo disagio, che spesso può raggiungere livelli anche drammatici. Cosa certa è che il rapporto con il cervello rettile oggi è assolutamente fondamentale e attraverso di esso passa la possibilità di un miglioramento del genere umano. Come si affronta il problema del rapporto con il cervello rettile? Di per sé concettualmente è semplicissimo, tanto semplice quanto difficile da attuarsi per via di come siamo abituati. Il cervello rettile si addestra in due modi fondamentali: centrandosi nel presente e imparando a sentire il corpo. Si tratta di un'abilità, di tipi di performance su cui non mi posso dilungare in questa sede per ovvi motivi, ma sulle quali invito chiunque sia interessato ad informarsi. Si tratta di avvicinarsi ad esse attraverso tutte quelle discipline che oggi vengono chiamate olistiche. Conosco la mindfulness. E quindi invito chiunque sia interessato ad approfondire i rapporti con il presente, con il corpo, dunque con il cervello rettiliano, a informarsi su questa pratica ed eventualmente trovare il modo di praticarla. Ricordo che il cervello rettiliano è alla base, non a caso sostiene tutta la nostra massa cerebrale e di conseguenza concettualmente sostiene tutte le funzioni della vita.
perché è quel livello che, se è posseduto, consente di vivere senza condizioni. L'augurio che Paul MacLean si faceva alla sua epoca e che io torno a rinnovare a tutti, me stesso incluso, è quello di ritrovare un buon rapporto con questa parte del nostro cervello che oggi così tanto ci fa deficit e così tanto crea problemi nella sfera esistenziale di ciascuno di noi. Vi ringrazio dell'ascolto e vi rimando al prossimo video in cui ci occuperemo di